le interviste impossibili. Alberto Arbasino incontra Giovanni Pascoli. Ah, bene, bene, un po' di campane, bene, bene. Meno male, meno male che è finito. Professore, professore? Oh. Ah, professore, ho letto le sue poesie finalmente. Ma era ora, mi congratulo. E che cosa ne dice, che cosa ne dice? Insomma, vede, professore, io per tanti anni sono stato molto tranquillo su questo punto. Non le avevo ancora mai lette, però mi sentivo al sicuro perché sapevo che tanti critici illustri e moderni, di cui tutti ci fidiamo molto, come Contini, come Pasolini... Ma conosco, conosco. Insomma, la consideravano uno straordinario sperimentatore europeo, impressionistico, espressionistico, simbolistico, strutturalistico, fonico, timbrico, onomatopeico, materico, poveristico e pop... Cucù, cucù. Due lacrime amare di più, chiù, chiù, da un nero di nubi laggiù, chiù, chiù, come eco di un grido che fu, chiù, chiù. Cos'è che volete di più? Ecco, dicevamo che per tanti anni mi sentivo molto tranquillo. Ma parli per lei. Non avendola mai letta, credevo che fosse veramente uno sperimentale molto spericolato, come sostenevano tutti i nostri critici più squisiti. E invece, dindondan. Cip cip. Invece, professore, mi sembra proprio... La Befana sta sul monte, ciò che vede è ciò che vide. C'è chi piange, c'è chi ride, essa ha nuvoli sul fronte, la Befana sta sul monte. Mi sembra che veramente lei sia un poeta tutto di uccellini e di rondinini e di galline che fanno l'ovino e di cip cip e chap chap e nient'altro. E ben contento, niente di male del resto, anzi. Oh, bella scoperta. Tutto qui? Adesso le leggo qualche ritaglio di un critico dei miei tempi, Benedetto Croce, sui migliori poeti della Belle Époque. Il Mallarmé era un ingegno stentato, quasi sterile, quasi impotente, cosa che ammettono persino i suoi ammiratori. Dicono che il segreto del suo comportamento era nella dolorosa sua condizione di creatore impotente e di raté, o fallito. La qualcosa del resto si sospettava leggendo spregiudicatamente le sue pagine. Il mirabile è che un impotente abbia avuto tanta forza generatrice di omogenei da riempire il mondo dei suoi figli. E anche Arturo Rimbaud, per il Croce, sarebbe stato a suo modo un veggente, avendo procurato di conseguire la nuova visione e la nuova etica del mondo col rinnegare logica e morale, abbandonarsi alla selvaggia e disordinata foga di tutti i sensi e attuare il perfetto monello, voyou, o il perfetto malvivente per toccare attraverso un'esperienza di tal sorta il fondo ultimo della realtà. Ma, è sempre il Croce che parla, si paragoni Rimbaud con Villon per contrasto e per provare un salutare disgusto ed edificarsi su certi moderni infatuamenti di stupida disumanità. E Valéry per il Croce? Il Valéry viene senza vedersene a confermare tutti i caratteri negativi di sopranotati dell'arte e della teoria del Mallarmé. E il Carducci invece per il Croce? A lui,
ripensando l'opera sua, noi siamo mossi a rivolgere oggi la parola con la quale egli vagheggiò e salutò la rievocata immagine di Torquato Tasso, arrivante all'epica Ferrara della Rinascenza, d'Italia grande e antica, l'ultimo vate or viene. È contento adesso? Ah, scusi, lei, professore, che tipo di poeta si ritiene? Lo dica ai nostri ascoltatori, per gentilezza. Un grande e misconosciuto precursore, certo. Ma di chi, scusi? Mo di un grande e celeberrimo filone della lirica italiana del Novecento, dove trionfano tanti miei epigoni e soprattutto tante mie epigone, che hanno portato avanti con innegabile abilità il mio discorso. E intanto si son fatte una gran fama tra il pubblico, a mie spese, perché nessuno si ricorda di quel grande anticipatore che sono stato io. Ma a che filone si riferisce, professore? Ma senta un po' qua,